Radio Radicale, il presidente della commissione di vigilanza RAI, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato delle dichiarazioni in sala stampa dopo aver incontrato la delegazione del Partito Democratico capeggiata da Ettore Rosato sulla legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle non ha fatto altro che ribadire che sostengono una legge di tipo elettorale, di tipo tedesco, nella forma in cui è stata votata nel blog di Beppe Grillo. Non ci muoviamo da lì. Sulle reazioni del Partito Democratico a questa proposta, Fico si è limitato a dire che il PD ha ascoltato le sue proposte e nello stesso tempo ha spiegato che il Movimento 5 Stelle è pronto ad andare al voto sempre, sottolineando che la scelta dello scioglimento delle Camere spetta al Presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo che cosa ha detto Roberto Fico, rilasciando queste dichiarazioni in sala stampa. C'è una folla di grandi occasioni, ma non c'è un commento da grandi occasioni. È andato come doveva andare, secondo me, ovvero abbiamo presentato la legge che abbiamo proposto con l'impianto tedesco al voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle, che hanno appoggiato, e quindi abbiamo portato esclusivamente ciò che era uscito dal voto degli iscritti del Movimento. Ci fidiamo del PD, noi abbiamo portato ciò che è uscito dal blog di Beppe Grillo, dagli iscritti del Movimento 5 Stelle, e quella è la nostra proposta. Non ci muoviamo da lì, quindi poi sarà il PD che, in un percorso chiaro e trasparente, sperando, ci faccia capire cosa vuole fare. Cosa? Il PD non ha detto nulla? Al PD, dobbiamo chiederlo al PD. Ha ascoltato il PD e ha preso atto della nostra proposta. Tutto qui. Questi sono, secondo me, anche sul voto anticipato o meno. Noi siamo pronti ad andare al voto sempre, però è una prerogativa del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, e quindi non intendo arrogarmi e arrogarci il diritto di sapere quando si deve andare al voto. Noi siamo pronti, ma il Capo dello Stato che decide, è una sua prerogativa. Noi non facciamo alleanze, lo confermo, né prima né dopo, e soprattutto io non credo che con questo sistema si arrivi al punto che lei ha detto, si può anche ottenere una maggioranza invece. È una delle proposte che noi abbiamo fatto anche agli iscritti del Movimento 5 Stelle, che con correttivi di governabilità hanno accettato, e magari un premio esclusivamente alla lista al 40%. Noi abbiamo fatto le nostre proposte e il PD ha ascoltato. Non è stata materia di discussione la data del voto perché, ripeto, questa per me è una prerogativa del Capo dello Stato, a lui è affidata e non ci possiamo sostituire. Ma il 10 settembre è una data che è indicata soprattutto per non far prendere le famose pensioni ai parlamentari, so bene, però le dico ancora di più che, se vogliamo parlare di vitalizi, noi siamo disposti da oggi a portare in Parlamento, insieme al Partito Democratico, già lo sapete, la proposta Richetti, e votarla subito alla Camera e al Senato, al di là delle date, delle scadenze di settembre, agosto e così via. La nostra proposta è al 5%, così come è venuto fuori dagli iscritti del Movimento 5 Stelle, quindi non possiamo fare altre proposte che non siano quelle che sono state votate dagli iscritti del Movimento. Stiamo sulla legge elettorale adesso. Non fa strano perché tanti temi li abbiamo votati, tante tematiche sono state leggi votate anche col PD o con Forza Italia, a secondo se reputiamo il tema giusto. Però la cosa che vorrei che fosse ben chiara è che dopo 10 anni circa, in cui i partiti politici hanno votato il Porcellum incostituzionale, l'Italicum incostituzionale, lasciandoci in pratica quasi senza una legge elettorale a neanche un anno dalle elezioni, cerchiamo di lavorare affinché il Paese, con responsabilità, abbia una legge che almeno sia costituzionale, che faccia gli interessi dei cittadini e non dei partiti politici. È tutto lì.